Buongiorno e bentrovati. Oggi partiamo con un altro video. Un video sempre inerente alla nostra punto. Che cosa facciamo? Oggi in compagnia di Mauro andiamo a fare il cambio del kit di distribuzione. Quindi parliamo di questa cinta qui e la cinta dei servizi. Ah, Demolition Man, ricordate, tocca mettere click, Demolition Man. Anzi no, tu sei lo stallonatore italiano. Provvedo a allentare la ruota. Ok, abbiamo tolto la ruotola. Lo stallonatore, il butto via. Lo stallonatore si sta preparando ad alleggerire tutto. E te lo dico subito, stai lavorando con i tuoi attrezzi. E allora, e dopo aver messo un crick supplementare sotto la coppa, per far sì che il motore non cada giù adesso che toglieremo il supporto motore, Mauro, lo stallonatore, provvederà alla rimozione del supporto. E dopo aver rimosso la prima parte del supporto, lo stallonatore sta sentendo a tatto i bulloni che mancano per i muri. Qui intanto possiamo vedere l'officina mobile dello stallonatore italiano. Qui c'è tutto, per lui è come fare l'orologiaio, perché abituato a smontare bulloni con la chiave minima di 36-32, per lui questo è fare l'orologiaio. Sfido chiunque ad avere dentro casa al giorno d'oggi un crick così. Crick a crick a crick. Io vado fino a che non mi dici basta, eh? E questo è il gusto, ragazzi. Sentire questo scricchiolio, eccolo, sono fermo. Vediamo se riusciamo a vedere Mauro. Eccolo qui! Allora, appena eseguita la rimozione dell'altra parte del supporto motore. Ciao Chloe! Buongiorno, gironzolona! Chloe! E Red dove sta? Dallo stallonatore al palettaro. Ok, vai. Ah, quello era solo per allentare la cinta. Sinceramente, io avrei tagliata. E infatti lui mi sta perculando. Sì, perché se non lo fai con la pistola, quando giri il dado ti gira la puleggia e tutto quanto. Invece così, lui furbamente fa con la pistola. E lavori bene. Allora, stiamo facendo la distribuzione a quanti chilometri, Gigi? 22.445 chilometri. Una macchina che a ottobre fa 7 anni. Mauro, tu quanti li fai in 6 mesi? Poi tante volte uno dice no, mi compro la macchina usata, lascia perdere, chissà che trovo. Ecco, via una macchina del genere. Ragazzi, macchina top. A trovarla. A trovarla, bravo. Solo a 15? Porco dinci, sto a fa tutto io, Mauro, però, Non va bene così, Cioè, non è facile prendere una chiave, staccare la prolunga. Lì dentro ci sarà un segno che sarà l'esatto riportato dalla parte della puleggia della distribuzione. Tanto orario, antorario non ci frega niente, no? Ok. Hai fatto lo scatto. Eh sì. Va bene. Lo stallonatore provvede lui a fare un segno. Perché ragazzi, non si spiega, non si capisce perché, ma non corrispondono i segni, come se il volano non fosse stato messo in linea. L'indice l'abbiamo trovato, adesso cerchiamo il pollice. Non la spostiamo. No,
ce n'è pure uno lì. E c'è un bullone che era nascosto chiaramente da un'etichetta, da una targhetta. Questo corrugato possiamo tranquillamente tagliarlo, sì, sì. Perciò verrà reciso coattamente con una tenaglia. Ed ecco rimosso il cartellino superiore, dove sotto si insidia e si nasconde la puleggia dell'albero a Cans. Allora state sempre e fate con molta attenzione la rimozione del cablaggio, perciò avremo bisogno di una pinza a punta schiacciata per la rimozione apposta di parte del cablaggio. Quello lo possiamo buttare, tanto a Gigi non serve. Ok, Mauro non la pensa come me, io avrei tagliato questi corrugati, invece lui è contrario. Vai Gigi, metti in moto e va alla prova. Sotto un segnetto, mi famo? Sì. Ha fatto? Io mi distraggo. Come faccio? Come mi giro un attimo, mi freghi, Mauro. Andiamo a scollegare il morsetto della batteria. Gigi, va la Fiat. Adesso allentiamo il dado per la rimozione del cuscinetto, uno dei cuscinetti rendicinta. Stiamo allentando la pompa, perché siamo sempre in due, eh? Allora parla al plurale apposta. Stiamo allentando la pompa dell'acqua. Ci vuole, non c'è niente da fare, ci vuole Gigi, dai. Se vuoi dire più sta a fare lui, Mauro. Dai, Gesù. Io boh, certe volte non te capisco. Voglio abbattere, tiravamo giù la frizione. No? Se la strappava il cuscinetto dell'aria, vedete la frizione davvero? Quello che dobbiamo fare è pulire accuratamente questo basamento, perché se non viene pulito chiaramente rimangono gli spessori e poi non spiana bene e la guarnizione perderebbe. Si sta verificando l'eguaglianza delle cinte. Il basamento della pompa dell'acqua è apparentemente pulito, perciò si procede al rimontaggio. Perché il suo segno interno, Mauro? Allora, questo qua ci indica il senso di rotazione. Questa abbiamo la cinta vecchia, questa abbiamo la cinta nuova. Chiaramente i segni non sono usurati dal tempo, perché essendo una cinta nuova apposta. Preleviamo la nostra pompa nuova. Mauro? La distribuzione omogenea del sigillante nero. Sta imparando piano piano, Mauro. Sta imparando! Mauro queste cose da bambino lo faceva nei paesi. Quando facevano le feste patronali, Mauro stava con uno scappelletto e faceva sti lavori, vero Mauro? Con tanto di specializzazione. Tutto. Giustamente tu l'hai smontata. Non mi ricordo più come era. Non famo particolare sofisticato. Acqua, acqua! Dare da bere agli assetati. Ma che pompetta! Allora, Gigi che ci nasconde i cuscinetti. No, li metto apposta. No, perché stavano sul banco, io mi ho trovato solo questo. Gigi, noi ti mettiamo da meno i cuscinetti, eh. Si famo sti problemi, eh. Dicelo, Mauro. Allora, anche il cuscinetto nuovo sembra apparentemente nuovo, perché lo troviamo lucido. Giusto? Mauro, famo il cuscinetto più lucido, è nuovo. È nuovo. Ok, vai. E da buona coppia di intenditori e di esauriti, andiamo a inserire il cuscinetto nuovo. Caricare, ok, fino a questo. Perfetto. E poi quello tac sgancia? No, questo non sgancia. Ok, ci ho capito un cazzo un'altra volta. Ecco qui, Gigi giustamente lamenta il fatto che dice l'ho comprato, se no che l'ho comprato a fa? Questo gira. Ok, adesso andiamo a togliere, andiamo sempre perché siamo in due, eh? Guarda questo, le chiavi, gli attrezzi, che bello, mamma mia, qua la valigetta, tanto me stimola proprio il furto. Allora, per la rimozione di questo cuscinetto servirà una chiave esagonale di misura, se non sbaglio, 5 mm.
6 mm. Si provvede adesso all'inserimento della nuova cinta di distribuzione. Cazzo, staccata adesso, si è svegliato tardi, ma sa. Ok, ok. Per caricare e tirare il cuscinetto. Allora, per caricarlo in una giusta maniera. Questa qui deve combaciare con questa. Perfetto, con quella sola lì. Ok. Si devono mettere in linea. Perché sennò non lavora. È troppo lenta, o è troppo lento o non tira. Perfetto. Due volte troppo tirate. Il problema che è questo. Se mettiamo una chiave a occhio? Sì. Non è meglio con una chiave a occhio? Che è 13? Gigi, ricorda di mettere le chiavi sotto col piede, spostale sotto la macchina, così dopo io faccio distrarre un attimo. E dopo passa la spina curva. Gli posa l'osso che è del cane. Se te devo aiutare in qualche modo, mi dici. Eccola, eccola, sì. Forse poteva girare un altro millimetro o due? Va bene. Va bene così, tanto c'è stanza. La contento subito, sì, la tiriamo un po'. Vabbè, ah sì, perché quello non è a molla chiaramente. Fermo, troppo mi sa. No, è ritornata come prima. Ma sta pure peggio di prima. Sì, ma l'ho tirata poco poco. Allora io forse riesco a intravederla da qua. Aspetta, gira un pochettino così, va, basta così. Fa male. Fa male gli ampo leggermente. Sì, ho caricato ancora un pochetto di più. Senti, a parte che pare lenta il tatto così. Però praticamente non devi riuscire a fargli fare 90 gradi. E dopo aver contemplato che tutto è messo nella posizione originale e corretta, cerchiamo la chiave. Ecco, e proviamo a far girare il motore. Chiaramente sempre con l'ausilio di una chiave. E non con il motore proprio. Facciamo un paio di giri, vediamo se tutto corrisponde. Da sopra, sì, sì, si sta allontanando, sì. Ecco che rimontiamo il cartellino superiore. Comincia a levare. Metti in tasca, perché si vede per terra, poi ti chiede. Allora, proviamo a reinserire il tappo del coperchio del cambio. E senti le goccioline, Mauro? La pioggia. Per cordinci. Tappo rimesso, ok. Allora montiamo la parte inferiore del carter, poi chiudiamo con il coperchio quello sopra. Adesso rimontiamo la puleggia dell'albero motore. La puleggia c'è un punto fisso. Questo puntino qui. Yes. Perciò quando andrete a rimontarla, vediamo anche qui, eccolo. Che c'è il punto, sì, c'è un punto incavo. Allora, ecco qua, adesso ci andiamo a rimontare la puleggia. Noi da sopra chiaramente non vediamo il puntino che esce, come la punta di uno stuzzicadenti, perciò non fate molta attenzione a quel punto di riferimento, almeno su questo tipo di macchina, ma penso che un po' in qualsiasi macchina ci sia un punto di riferimento.
non a tutte. Ok. Perciò è possibile, è preferibile sempre magari fare un segno con un pennarello, con un punzone, per avere un riferimento e rimontare tutto in maniera diciamo uguale per la perfezione di come era allo stato originale. Ok, adesso sempre con la chiave a percussione andiamo a stringere i bulloni. Partiamo anche col rimontaggio della cinta a servizi. Prego, signor Mauro, inserisca nelle gole. No, deve scavallare un cavallo. Aspetta. Passiamo sull'alternatore. C'è stai. Ahia, mi sono graffiato. Gira l'alternatore. Aspetta. Passiamo qui sul compressore. Sta in linea? Sì. Ok, il compressore sta in linea. Quello là sta così. E adesso passiamo sotto all'albero motore. Tua? Ok. Aspetta che... Ok, vai. Ce la dovresti fare così, Perfetto. Adesso quello, il cuscinetto. Eccolo qua. Ok. Gli famo fa pure qua 2-3 giri per vedere tante volte... No, l'importante è stato il 3. Quello voglio vedere, voglio essere sicuro. Qua c'è sta? L'alternatore sta bene, l'hai visto te? Ok. Perfetto. Perciò adesso possiamo provvedere... allo sgancio. A te l'onore dello sgancio. No, no, c'ho pure, mi faccio male, mi ha impressionato l'altro giorno. Allora, adesso il funzionamento di questo cuscinetto che cosa fa? Ci permette di togliere questo, no? Giusto? Di togliere questo fermo e automaticamente lui andrà a fare il giusto tiro su questa cinta. Metto in tensione. Perfetto. Tensione 220 o 380 che sia. Adesso andiamo a vedere il momento magico. Posso? L'ho levata. Ed ecco che la cinta prende il suo tiro. Fatto? A posto. Questo è il tiro che è già regolato e tarato da quel cuscinetto. Allora, adesso... No, 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 l'acqua no, perché dopo magari evapora. Allora. Senti, io intanto, bravo, comincio a mettere il liquido antigelo, mentre tu cominci a rimontare il supporto motore. Riattacchiamo la batteria. Ok, batteria messa. E allora adesso ecco che provvediamo a mettere il liquido antigelo. Lette! Ecco qui. Ah, quella lunga, sì. E siamo quasi agli sgoccioli per dire che il lavoro è terminato. Ok, adesso, dopo che Mauro ha rimontato interamente il supporto motore, io comincio a tirare giù il crick per abbassare appunto tutto il motore. Ragazzi, la cosa positiva è che mano a mano che stiamo rimontando, sempre stesso discorso, stiamo perché stiamo in due, è giusto, oltre che ci viene fame, non avanzano bulloni. E la cosa mi fa venire veramente i brividi, mi accarpona la pelle. Mauro, mettiamo in moto? Facciamo la prova? Ok. Vediamo. Ok. Vabbè, guarda, tanto. Ok. Sì, mezzo giro, se si riesce. È partito subito, è partito, dai, vai. Io ho il compito più difficile, quello di centrare il buco con il nostro antigelo. Vediamo. Guardate che bel colore, ragazzi, quasi fluorescente. Ora, allora che dici, ci mettiamo tutti a 3 litri? Mi sa che devi mettere il moto. Ma guarda tu che bel colore, oh. E mentre il circuito dell'acqua si riempie,
montiamo gli ultimi accorgimenti, ok, del filtro dell'aria, tubo e convogliatore, a un verso specifico, ok, con gli incastri, senza viti, fascette e bulloni vari, tutto ad incastro, non spinge troppo e si sleva dei cavalletti, mi viene da ridere. Ok, se era una Jeep avremmo montato chiaramente il tubo snork sul montante del vetro, ma visto che è un appunto, una puntazza, ecco, dopo aver messo in moto vedete come il liquido è calato di livello notevolmente. Andiamo a prendere il terzo barattolo, monteremo la gomma, dopo alzeremo la macchina con il crick, toglieremo i cavalletti e possiamo segnare la data e i chilometri dell'intervento che abbiamo appena fatto. Santa, ok, mettiamo a 3, tu? Ok, abbassiamo lentamente e andiamo dall'altra parte della macchina. Capezza 72.